spazio negativo, si vede? Come no, certo. Dopodiché qua sotto c'è, qui c'è una foglia che gira così e che va, sta un po' dentro rispetto a questo punto. E qui c'ho sempre il vaso. Ok? Va bene, ma ho capito. Poi ho capito dove comunque mi intrippavo perché. Poi a questo punto qui guarda, io vedo fra le cime dei tulipani c'è una linea di collegamento che va in diagonale così. Sì, infatti. Questa cima mi permette di trovare questo punto. Cioè io gioco fisso con gli spazi negativi. Sì, sì. Beh, anch'io cerco di farmi aiutare dagli spazi negativi, però poi vado. Evidentemente mi perdo. Non devo dimenticare. Anche qui volendo c'è una linea che è così, però che però dunque io si sta qua sotto, la punta di questo tulipano sta qua ed è larga perché sta in questa direzione. Vedi? Vedi la foglia in cima? Questa sì. Foglia qui, il tulipano, la cima del tulipano è dritta sotto la punta della foglia. Sì. Questo qui mi permette di trovare la sua forma. Poi un'altra cosa che faccio è che, vedi che faccio? Prima trovo due o tre direzioni, poi arrotondo. Ci siamo? Sì, sì. Quest'altro la quasi lo tocca e rientra dentro. L'altro è più piccolo e quindi se questo è così, l'altro è alto così, sta qua sotto, vedi dov'è? Sì, sì, esattamente sì. Sotto la punta, esattamente, sì, sì. Qui e sta qua, quindi fa così e qui ci passa davanti. Allora, intanto qui non ho fatto l'altro spazio negativo, però qui c'è la foglia che fa così e così e se ne e si mangia mezzo tulipano piccolo e sta qui e qui. Quando sto a questo punto faccio delle valutazioni, nel senso sono giù, mi funziona? Sì, forse questo è un po' più stretto, ok, e questo fa così, va qui e poi va in diagonale. Funziona? Sì, e allora vado avanti, se non funziona prendo, levo il foglio e ricomincio. A prescindere dai contratti, dopodiché qui c'è una linea che fa così. A questo punto posso, e poi si definisco. Posso definirlo poco poco. L'altra cosa è che non mi devo concentrare su oggetto per oggetto. Una volta che li ho tracciati, devo tornare alla visione generale. Sta così, qui c'è una foglia che entra così, va su dritta, arriva circa a questa altezza, torna giù, questo quindi è in questo modo, vabbè, poi qui c'è un'altra foglia che mi esce dall'inquadratura e va in questo modo. E allora c'ho quest'altro spazio negativo. Quest'altro spazio negativo e questi li ho segnati talmente leggeri che posso permettermi poi di fare l'inquadratura finale e finire il gioco. E mi finisco la questione. Ci siamo? Sì. Chiaro? Sì, sì. Buon lavoro. Come? Come hai detto? Buon lavoro.